Non ci si stanca mai di questa opening, eh? Mai. Ragazzi, eccoci qua. Alziamo il green screen in diretta, che è una tradizione che a me ormai piace un sacco fare ogni tanto. Devo scegliere i format migliori. E vi metto anche il background musicale, perché noi ci eravamo salutati a un certo momento. Giocavamo Tenchu. Fellers, grazie di essere qui. E il sub goal è tornato a funzionare, quindi possiamo metterlo a schermo. Eccoci qui. Signori, che piacere. Che piacere. Eccoci qua. Avevamo ottenuto Gran Maestro nei due tutorial. E ora, senza più dover fare troubleshooting, anche se giocherò in uno schermo piuttosto piccolo, eccoci. Tenchu comincia, per davvero. Allora. Sera, Gran Maestro. Giocherò a Thymesia? Sì, lo porterò in diretta, probabilmente. Però devo pensarci bene. Avvio. Eccoci qua. Allora, comincio con il ringraziare il vostro hype train. Ormai, in realtà, siamo arrivati alle 3000, praticamente, sub, e immagino che il goal verrà raggiunto se continuate così. Grazie, siete stupendi in un agosto che comunque di solito non porta grande partecipazione. Grazie di essere qui. Tanky Boy, welcome to the Covenant. Saxor, welcome back. Undecided Choice, Atomsk, Nerevar. Bentornati, El Palombaro 03, benvenuto. Invece, Karzimer, tanto amore. Genesis, Honda. Overlord Ori, Be Jaked. Quel simpatico Malfestio, grazie. Lo spirito dell'esperto su Final Fantasy XII arriverà tra tanti, tanti, tanti anni. Ma credetemi, non è un contenuto che non ci sarà. Io, per quanto a volte bolle di vita ti impediscono di raggiungere certi risultati nel tempo che vorresti, mantengo tutte, 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 tutte le promesse. Quindi, just wait. Davide 45931, Big Changas, grazie, bentornati a tutti. Anche ad agosto non si molla. Grazie. Ok, Rikimaru, andiamo. Ha! Allora, dovrò convincermi. Oh, Ricky Insider, 3000esima sub, grazie di cuore. Oh mio Dio, che bello. Me lo ricordo più di ogni altro livello, punire il malvagio mercante. Per diverse ragioni. La prima è che è quello in cui mi allenai di più a fare Gran Maestro, anche se completai tutto Tenchu Gran Maestro all'epoca. Stavo pensando se vale la pena o valga la pena concentrarci in una tale feat anche in questa run. In Sky Odyssey l'abbiamo fatto per la breve durata e la semplicità con cui era possibile in maniera arcade raggiungere il punteggio massimo. In questo caso forse penso che convenga più giocarcela ogni tanto, magari anche più volte una missione, ma senza cercare per forza di cose l'invisibilità e il massimo volume di perfezione. Un po' mi spiace, mi piangerebbe il cuore, ma lo decideremo vita natural durante. Per il resto, ragazzi, attraverso il debug mode, un cheat che vorrei anche provare nell'emulatore in futuro, non stasera, giocavo con mia sorella con i trucchi attivi per farle utilizzare NPC in co-op, anche se il gioco è single player. Allora, signori, livello 1. Punire il malvagio mercante. Usava il gatto. È diventato Sekiro Obi-Wan Skill, però sì, in effetti Next Gen sarebbe una bomba. Allora, ecco una delle particolarità. Senza nemmeno la possibilità di dare un approfondimento al gameplay, il gioco ti lancia subito con la scelta di poterti portare degli oggetti con te. In stupendi sprite a bassissima risoluzione. Ho sempre profondamente stimato, ho sempre amato enormemente l'arte di creare con poco. E
La PlayStation aveva una risoluzione di 320x240, ragazzi, 320 pixel per 240 pixel. Ci sono icone con più risoluzione oggi. Ok? Icone. E in quella capacità loro creavano videogiochi interi. Ok? Tenchu, Final Fantasy 7, 8, 9, Metal Gear Solid, Gran Turismo. Boh. Resident Evil 2, un continuo, c'era tutto. Ora, non ricordo se prendere oggetti che abbassa il punteggio. Usalo per segnare il percorso. Mi chiedo se Legend of Dragoon, Silent Hill, esatto. No, Ocelot. Tu dici bassa anche per l'epoca. Il Dreamcast, che uscì nel 99, era 640x480. La PlayStation 1 non è del 99. E non era bassa per l'epoca, era il futuro per l'epoca, specialmente visto che doveva renderizzare in 3D. Non era assolutamente poco. Nel 99 uscì il Dreamcast, nel 2001 la PlayStation 2. Quindi, ecco, diciamo che non era proprio messa così male. Andrev 90, grazie, benvenuto. No, Final Fantasy 9 non era uscito per PlayStation 2. Ma che cazzo? Feti! Dicevamo. D'accordo. Breski Skidike Kibisi. Grazie della tier 1. Allora, io sono uscito nel 99, ecco appunto Big Changas. La cosa che mi stavo chiedendo era: il riso colorato permette di distrarre le guardie? O era solo quello veleno? Mi sta solo quello velenoso. Bomba lacrimogena, rilascia fumo per offuscare e confondere la vista. Mi piace. Micidiale arma da lancio. Diciamo che siamo a posto. A postissimo. Al massimo mi posso togliere questo e mettere... No, 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 non devo farmi danneggiare. Perfetto. Avvio! Non mi fa avvio. Oh no. Avvio. Ho detto avvio! Ok, emulatore. Per caso hai un problema con il tasto start? Io ci sono se hai bisogno. Salvo la partita. Faccio invio? No, neanche quello. V? Vabbè, faccio V con la tastiera. Non mi interessa, non mi metto a cambiare adesso il button mapping. Ci siamo. Evita il cancello principale. Usa la corda uncinata. Non fare mai del male agli innocenti. Ninja. Oddio, quanto lo ricordo. Percepite quanto complicato era giocare con così poca depth of view? Il cane mi sa che conta come guardia, sapete? Il Marini, grazie. L'hype train si è concluso a livello massimo. Siete meravigliosi. Dio, che giocone. Però io devo cambiare le impostazioni. Sapete che vi dico? Lo faccio. Configura. Chiudo e riapro. Un secondo. Perché poi, se non torniamo nel menu... Allora, vediamo un po'. Gamepad, Sport One, Pad One, Start. Eccoci qua, fatto. Ok, è stato semplice. Semplicemente ero... Ok. Paused. Oh, ecco, vedete, c'era la mappa. Thank you.
cani. Oh no, mi devo nascondere. Mio Dio, quanto era bello muoversi. Ah, devo invertire i comandi. Muoversi in questi ambienti. I pomeriggi tornati da scuola. Oh. Ma come? Mi ha sentito? Sono indecisissimo se abituarmi al... Ragazzi, io non voglio abituarmi al controllo invertito, ma non c'è un menu delle opzioni, immagino, qui. E non posso resettare la missione. Questa missione la facciamo così. Io resetto. Ma non voglio non farmi vedere mai, eh. Voglio prendere il voto... Voglio scoprire la missione. È praticamente una riscoperta blind per me. L'ho giocato solo da piccolo. Quindi... Guardate. E se facessi... questo? Non mi vede. Se n'è sbattuto, quindi... Non puoi fare headshot con il mirino. Devi... Questo è un test che secondo me conviene fare per studiare il gioco. Un headshot, come lo puoi fare? Devi immaginarti l'effetto? Me lo ricordo il tetto con la finestra. Me lo ricordo. Ma in realtà questa missione può finirsi in tipo... 3 minuti, mi sembra. Tipo una cosa del genere, così... Ok, no. Forse un po' più in alto, allora, così? No. Voglio imparare... No, secondo me se lo colpiamo in testa, sciotta. Avevo anche letto un commento. Ah, su PlayStation 1 questa libertà era incredibile, era un incantesimo. Tipo, così? Vediamo un po', così, così. Più in alto. Così non ci ha visto. Però forse un po' più in alto. Anch'io ricordo che... Ah, ti garantisco che i kunai in Tenchu 1 non shottano. E allora potrebbe essere... Ok, mi fido, Oni. Mi fido. Ma secondo me questi sono test molto belli da fare insieme nella riscoperta. Faccio un ultimo tentativo portandolo un po' più in alto ancora. Così. Ah, ma l'ho colpito... Cioè, non esiste praticamente. Vabbè, ok. Ok, ok. Va bene. Esatto, era la missione della demo. Era la missione della demo. Comunque, andiamo. In Tenchu 2, le cerbottane. Poi ricordiamoci che ci sono i vari attacchi. Era avanti, avanti, quadrato. Fa l'affondo. Non c'era. Ah no, c'era il... Esatto, c'era il... Il salto normale e poi il salto... Il salto avanti, avanti, questo. Ok. E poi c'era quello più complesso da fare, che era... questo, ok. Proviamo a fare l'attacco in salto, nonostante sia scomodissimo. Troppo scomodo. È troppo scomodo. Dobbiamo prendere le misure. Più che nell'addestramento. Indietro avanti X, esattamente. Tipo... Se faccio questo... Sapete che questo in un videogioco moderno... Cioè, e questa cosa è super interessante. A mezz'aria puoi tornare indietro per calibrare bene il salto. Davvero? Cioè, questa è una delle cose più belle da vedere. Perché nel videogioco classico moderno... Hai, correttamente, questa non è una cosa che funziona, però è interessante, hai una finestra in cui si attiva automaticamente la kill, se hai fatto la mossa giusta.
Morse Gods, Samsa, grazie, Bolo Smoke, adoro, e anche i miei, è certo. Quindi, eravamo maestri nel kill in salto, esatto. Posso tornare indietro in salto? Ah sì, c'è il colpo di reni, puoi fare il colpo di reni, ok, d'accordo. Vabbè, per ora possiamo quindi... agire nel perimetro. Vediamo se... non si vede niente, vedete? 90, 90, questo è il cane però. Sì. Quante belle sono i suoni. Lì abbiamo un soldato che però in teoria non ci interessa uccidere. Dite, davvero pensate, il volume è alto? Ve lo abbasso un po', certamente, fatto. Ci mancherebbe altro. Rendering distance 2 metri, esatto. Noi siamo lì, adesso. La X rossa siamo noi. No! È in Shinobido che puoi correre sui muri. Non c'erano collezionabili, vero? Adoro. Qui c'era anche un'altra entrata, appunto. Me lo ricordo. Qui siamo decisamente in un'area. Eccola! Vedete, quello è il gatto. Che non mi. Che non credo. Che non credo ci. Ci veda. Lui è santo. Possiamo pettarlo? Che bello il gatto, guardatelo. Eccoci qua. Abbiamo il mercante con la geisha. Il nostro obiettivo è... E se io... E posso attaccarlo con il kunai? O con la bomba? No, perché gli farei del male. Vediamo che succede dentro. C'era una cazza, invero? Sì! Dai, mi prenderò io cura di te! Cosa? Chi sei? Sono qui per vendicare gli innocenti che hai fatto soffrire. Aiuto! Prendetelo! Invece no. Mi fai schifo, sei capitato male. Ma chi ti ha invitato? Ho un conto aperto con Ichigoya. Adesso fatti da parte o ti faccio fuori. Che capolavoro, raga. No, ho provato a fare la combo figa, non vale, vale, non è valsa la pena. Che spettacolo. Dove ti sei nascosto? Che spettacolo. Quanto bello, ragazzi. Lei ci ha visto, ovviamente. E ora siamo circondati. E non ho nessuna memoria di dove si è nascosto. Stronzetto. Con l'allarme ci vedono tutti, appunto. Fatti.
Mamma mia quanto è scomodo con il D-pad senza target. Sono morto. Sono morto. Anzi, facciamoci uccidere. Mettiamo la visuale non invertita. Quindi in realtà, se noi uccidiamo prima le guardie e poi ci incontriamo con Ichigoya, quanto sangue. Ora c'è la schermata del disonore disgustoso. Allora, controller. No, ok. Stereo, volume, no? Oh no. No, fuck. Oh no. Oh, merda. Oh no. Se ti fai uccidere contro i boss, ognuno ha un dialogo unico riferito a Yame e Orochimaru. Bene, ragazzi. A quanto pare... ce la prendiamo... nello shuriken. Dovrò abituarmi. Ci stanno cazzi. Vediamo se gli animali possiamo ucciderli con il kunai. Nella ronda del canino. Ok, muoiono con un kunai. Perfetto. Allora. Ah, sì, è vero, bisogna andare in diagonale per girarsi. Madonna, quanto è scomodo. Qui è pieno. Per ucciderli tutti, il riso non basterà. Non puoi arrivare alle spalle di un avversario e pensare di ottenere un buon risultato. Devi fare un percorso. Mamma mia. The Phantom Pain, quanto manchi. Allora. Eccone uno lì. Ce ne sono altri? È pieno. È pieno zeppo. Dovresti proseguire, infatti. Si vede nulla. Non vedo dov'è. Ma qua si ferma? Non va oltre? Merda. E allora... io ho cercato di fare uccisioni aeree, però avete visto che è molto impreciso. Rischi di toccarlo con il corpo e non con la lama. Mi ha visto però. Ah, è così scomodo.
Accovacciarsi è una delle cose meno giocabili della storia. Se tu ti accovacci, puoi muoverti soltanto in strafe, l'inquadratura si blocca, devi usare L1 per bloccarti e guardarti intorno, e per girarti devi premere diagonale, cioè giù destra e giù sinistra, e te lo fa in questo modo, tipo scorrelatissimo. È incredibile pensare a quanto mi sembrava fluido da piccolo, quanto riuscivo a immaginarmi i movimenti. Esatto, puoi fare capriole. Però penso che sia un must stare quanto più accucciati possibile. È veramente stupendamente traumatico affrontare. Poi puoi fare questa mossina carina. Vedi, per girarmi. Ok. Mi ha super visto. Cazzo. Ok, sono nel cespuglio. Chi altro c'è? Che poi devi tenere premuto il tasto per nasconderti. Non puoi solo accucciarti. Grazie, Icy Rob. Facciami il Daiso Danmig Hat Gricco. Grazie. Il kunai non shotta. Questa cosa è molto, molto. Cambia tutto. Lo Zeta Buffer è un classico. Ma questa è la porta che avremmo raggiunto da fuori. No, non shotta se diventa. Ah, che cacchio! Ok, riproviamo. Ci risparmiamo i caricamenti e possiamo imparare. L'addestramento l'abbiamo imparato come se fosse un livello, ma il gameplay deve permetterci di essere più... Perché noi abbiamo anche bombe di fumo e veleno. Quindi il veleno potrebbe permetterci diverse cose. Solo che ne abbiamo tre, e questo è un ambiente pieno di guardie. Non mi ricordo le altre missioni, questa è quella che ricordo meglio di tutte come memoria visiva. Ma cavolo. Ok, ci provo, eh. Ok, più o meno ce l'ho fatta. Vedete che non si vede nulla di quello che ci porta, che ci troviamo davanti, ma il gioco è bilanciato anche per questo, oddio. Forse non così tanto, Non esageriamo, però. Ok, là c'è qualcuno. Vediamo se riesco a... Sta facendo? Ah, è un cane! È un cane che mi ha visto. E io non vedo lui. Secondo voi... No, l'arciere ha comunque gli SSHP, quindi... Un innocente mi ha visto. Oh! Scomodissimo! Chi mi dice di farmi sotto?
Non fa rumore il kunai. Peccato. E se faccio questo? Non viene comunque shottato perché mi ha visto. Mi chiedo, conoscendo il gioco, se questa missione è fatta per terrorizzarti con la quantità di guardie o se il gioco ha sempre questa densità di nemici. Non credo. Credo che molte siano di esplorazione in tipo dungeon crawling alla ricerca di non farsi vedere, mentre qui è un... sei costantemente circondato. Sta cosa del salto mi fa impazzire. Quindi questa è una delle meno dense? O stai scherzando, Nastro? Perché meno densa mi sembra una sciocchezza. Ci sono tipo tre guardie per ogni 20 metri quadri. Se le altre peggiorano, dobbiamo diventare molto più bravi di così. Molto di più. Però è bella l'acqua. Non hai visto niente. Ok. Minchia, sono ovunque. E non li vedi? Perché è tutto in... è tutto non caricato. Le soundtrack sono magnifiche, guarda che bella. Con i suoi spriteini che reagisce. Perché non vorrei giocare sempre accucciato. Non voglio avere quel tipo di tensione. Leviathan, grazie. La Kira 94, anche a te. Welcome back. Vorrei non fare save state, quello è il mio problema. Vorrei giocarlo come se fosse vanilla, finché... Ah, merda. Dove era? Che poi vedi, non hai nessun indizio su dove si trovano. Vi ricordate in Metal Gear Solid 4 l'anello che ti fa capire dove si trovano forme di vita vicino? Dio, quanto è scomodo. È una signorina. Dai, non sta andando male. Non pensavo che lo lanciasse a zero. Pensavo che mi permettesse di... No, ho sbagliato tasto. Posso raccoglierlo? Mi sa di no. Esatto, l'ho raccolto, ho visto. Allora. Quella è l'entrata. È faticosissimo, ragazzi. Più che altro non avere situation awareness. Ma
io credo che bisogna. Allora, il nostro caro Ichimo, insomma, il mercante si nasconde all'interno del luogo, immagino. Non mi ricordo quello, ma vorrei rimuovere le guardie. Vediamo. Minchia, come ha fatto? Chi mi ha visto? E chi è? Dove? Ragazzi miei, mi avete visto da attraverso le pareti, cioè. Beh, non vale così, amici. Non proprio correttissimo. Chi mi ha visto? Da dove? Attaccati alla parete! Per favore, alla parete, attaccati! Attaccati alla parete! Oh! Non lo so, dove sei tu? Lì c'è il mercante, no? Salve! Aspetta, eh! Stiamo allontanando adesso, vedete? Ok, questo è fuori. C'è qualcuno che è esploso in numero. Sarà sopra? Oh, è lì. Ok, quello è un po' confuso. Molto bene. Ce ne approfitteremo. Molto bene. Animazione unica. Sta cercando di mangiare la pagnotta, forse. Troppo lontano. Signora, mi lasci stare. Sto cercando di fare un buon lavoro. Se ci fosse modo di stordire gli innocenti, sarebbe perfetto. Dai, mi prenderò io cura di te. Ok. Ma non l'avrò mai ucciso. C'erano almeno altre 5-6 guardie nell'area. Chi sei? Sono qui per vendicare gli innocenti che hai fatto soffrire. Aiuto! Prendetelo! Mi fai schifo. Sei capitato male. Ma chi ti ha invitato? Ho un conto aperto con Ichigo. Adesso fatti da parte o ti faccio fuori. Mi fai schifo. Ma chi ti ha invitato? Chigoya, dove ti sei nascosto? E mo vediamo, dai. Facciamo così. E ora? Cerchiamo tutto quello che ti ispira. È qua sotto qualcosa di vivo. Mannaggia. Questa è la porta principale.
sarà o in quell'edificio grande o in uno di quei quattro piccoli esterni. Questa è la geisha, forse? Sì, sì, è sicuramente una geisha. Andiamo ai magazzini piccoli. Però si muove in tempo reale, che cosa carina. A posto. Ah, è un Souls-like. Ha gemuto proprio. Ah, c'è una cura qui. Oh. Carina questa cosa. Non volevo. Volevo prenderti alle spalle. Minchia, non vedi nulla. Se non vedi, che fai? Vai, vai. Fagiana! Oh, miss. Esagerata. Grazie. Grazie di cuore. Che gesto enorme. Benvenuti, ragazzi. Insieme a Mad e a Minato. Non riesco a vedere nessuno, ok. Vai, vai. Che pollo. Mi ha comunque mezzo visto, eh. E chi? Non c'è nessuno qua. Ah, questa cosa si può fare allora, ok. Da nascosto, figo. Si può fare anche col kunai? No. Sta per mangiare... sta veramente per mangiare... Mi piace. Grazie ancora, Fagiana. Davvero. Che cretino. Ah, ma non gliene è fregato niente. È stata una paralisi che è durata tipo... neanche un rutto dura così poco. Neanche un rutto ti occupa per così poco tempo. Ah, t'ho beccato, eh. Ma via! Aiuto! Aiuto! Le tue guardie del corpo sono morte. Ora tocca a te. Non ha fatto niente l'esplosione. Quell'arma da fuoco, tra l'altro, da ricco. Oh, oh, i miei soldi! I miei soldi! Oh. Non ti resta altro che bruciare all'inferno. That's so deep, Rikimaru. Maestro ninja? Ammazza! Ok, ma allora è facile. È facile fare punteggi alti. Allora mi chiedo. Mi chiedo. Era il Grandmaster a sbloccare gli oggetti? O andare avanti nel gioco? Perché io questo non lo ricordo. Vediamo un po' su. Ah, il Grandmaster sblocca gli oggetti? Porca miseria. Allora ricordavo bene. Ma non è solo punteggio, vero? O è solo punteggio il Grandmaster? Cioè, se faccio 400 è Grandmaster? O devo non farmi vedere nessuno? È solo punteggio! Col caviarlo, ragazzi. I cani contano come kill? Thank you.
Madonna mia, che scherzo. Ma dai, Rikimaru! Va bene. Ma c'è inciampato sopra. Allora. Ok, ammazziamo tutto, ragazzi. Li ammazziamo tutti. Sì, l'ho preso per sbaglio, praticamente. È caduto e poi c'è inciampato sopra. Ah, ho preso un po' di punteggio in meno. Va bene, dai. Poi. Aggrappati, Rikimaru. Tocca fare gran maestro. Niente, si disattiva se non punti abbastanza in alto. Ce n'era un altro, vero? Non lo ricordo. Infatti. Gli ho tagliato il braccio. Il tempo conta per il punteggio? Merda. Conta per il punteggio. Allora, stealth kill più 20 points, detected kill 5, never get spotted 100, finish mission 300. Ah, quindi se non ti fai mai vedere, fai gran maestro in automatico. Spotted 20, kill an innocent 30, ok, minus 30. Mi piace già sto punteggio, fighissimo. Merda! Pensavo di averlo fatto stealth. Ok. Proviamo a farlo invisibile, allora. Vediamo se ci riusciamo fast invisibile. Vai. Però no, in realtà, ma il fatto è che dipende. Nel senso, il boss che ti vede, la geisha che ti vede dopo, conta come spotted? In teoria no. O sì. Perché allora, cioè, non vengono calcolate quelle beccate. Sono canoniche della trama. E gli innocenti li calcola, te li calcola quando ti frega. Quindi abbiamo uno di questi edifici. Per lo spotting sì, la geisha non so, ok. E qual era delle quattro case? Dobbiamo stare attenti. Dai, mi prenderò. Non si può saltare, vero? Di te. Cosa? Chi sei? Sono qui per vendicare gli innocenti che Raffaelius, hai fatto grazie. Soffrire. Aiuto! Prendetelo! Mi fai schifo. Sei capitato male. Ma chi ti ha invitato? Ho un conto aperto con Echigoya. Adesso fatti da parte o ti faccio fuori. Attenta, signora! Sì, manco i mostri piccoli in Monster Hunter sono così disattenti. A fondo! Echigoya, dove ti sei nascosto? Signora... Ok. Se ora non conta, lo scopriremo. Ora abbiamo... Non mi ricordo in quale edificio, perché stavo esplorando, non ci ho fatto... E dai, aggrappati, bimbo!
No, mi ha visto. Ma come ha fatto? Niente, lo faremo uccisioni, ragazzi. 400 punti possiamo farcela, ma non possiamo stare tesi mentre ancora non so qual è la porta giusta. Uccideremo con stealth kill per ottenere il punteggio abbastanza alto. Se poi ci vedono, ne uccideremo di più. Never get spotted è importante, esatto. Quindi facciamo un passo in più e facciamo la kill figa. Non utilizziamo la porta principale. Cerchiamo colore azzurro. Quello è un cane, però. Non ci interessa. Ecco, qua è pieno. Qua, questo è un posto veramente... Il fatto che il riso velenoso non uccide come speravo. Qui ce n'era un altro qua sotto. Solo che non si vede un tubo. 90, vedete? C'è qualcuno qua sotto. Solo che non lo vediamo. So che c'è. Eccolo, vedete? Là sotto. Non vedo, non posso neanche fare il salto. Ok. Va bene. La prendo per buona. Ma che ronda è? Ma che caso di ronda? Ma perché in Tenchu fanno le finte? Anche nell'addestramento lo facevano. Testa di cazzo. Chi fa le ronde? Cioè, ha risolto il problema di ogni possibile attentato del mondo. Cioè, ogni tanto... Se nei film facessero così, nessuno... Ho sbagliato tasto. Non lo so dov'è. Non mi vedo manco io. Non vi vedo di sicuro. Dove siete? Amici, non vi vedo. C'è un cane. Oh! Eccone uno. C'è il cadavere lì che non gli mette troppo. Che sta facendo? Oh, si è incastrato. Non mi fido, non si gira questo. Lo sapevo! Ma perché all'ultimo? Oh, incredibile. Anche quando si buggano si girano. No, io non volevo fare il Gran Maestro per evitare di concentrarmi sul punteggio, ma se sblocca oggetti è completismo fondamentale. Oh. Fondamentale, vi dico. Suga. Sto diventando il mostro adesso. Potrebbe essere il rumore del passo, esatto. Ho fatto l'attacco in salto, ho colpito l'aria. Ok, non possiamo fare... Ok. Il salto capriola fa comunque rumore. Ma il colpo vuoto non dovrebbe esistere in questi casi. Dammi un po' di margine. Ho fatto un attacco perfetto. C'è stata l'hitbox di Sekiro, fondamentalmente. C'è un motivo per cui in Sekiro appare il pallino rosso, no? Mannaggia a noi. Allora, torniamo lontani, così non sentiamo, non sente il rumore. Kill.
Ok. Non salverò mai. La missione va fatta pulita, altrimenti che giochiamo a fare, Tenchu? Come affronteremo le prossime missioni se non diventiamo good? Se è tosto, è tosto. Se i controlli sono così, sono così. Se non si vede oltre il palmo del proprio naso, non si vede oltre il palmo del proprio naso. Allora, questa è la zona incubo in cui ti beccano sempre. E potrei fare una prova, in effetti, eh. Potrei fare una prova. Merda, non è questa. È scivolato! Lo stupido ninja scarso! Ok. Se i pugnali shottassero stealth, io sarei l'uomo più felice del mondo. Non lo fanno. Sono scivolato di nuovo. Non ha fatto rumore il passo. Siamo sicuri che fa... Merda. Siamo sicuri che fa rumore la caduta? Quello non gliene ha fregato di niente. In teoria il salto del Cabrera non fa rumore. Oh, K. Ah, si sono incrociati, ok. Pensavo di aver fatto la mossa. Oh, pensavo di aver fatto la mossa del ninja finale. La caduta non fa rumore, ma se cadi in quel modo fa l'animazione per rialzarsi. Però erano apparsi i due punti esclamativi, quindi magari mi ha visto. Bisogna capire qual è il salto che. R1 più X ti fa fare l'inversione. Faccio invece seguito di fare. Ora mi guarda quello dell'altra parte, sta a vedere. Ok, no. Magari sentono poco, esatto. Magari devo fare il giro. Lui ha fatto la... Lui è quello che ha fatto la finta. Lui è quello che ha fatto la finta prima. E ora no? Perché nell'inquadratura? Girati! Devo vedere davanti a me! Dov'è? Sta arrivando qua, mo mi vede. È dall'altra... chiaramente dall'altra parte. Era chiaramente dall'altra parte. Ok, in questa. E si entra da qua dal basso, perfetto. Non è vero! Sì, è vero, ha ragione. Ha ragione, ha ragione. Ok, questa potrebbe essere la volta buona. Perché se io ora so dov'è il nascondiglio del nostro amico...
mi sa che possiamo uccidere facendo punteggio senza perdere troppo tempo. Sappiamo che lì possiamo muoverci ai lati, che c'è quello un po' infame ma che si nasconde dall'altra parte. Vediamo, eh. Guardate, se adesso io mi faccio questo, poi salgo qua. Ok. E scendo a terra. Mi chino, si sa mai. Lì c'è il cane. Lui va lì. Si muove. Lo cerco di osservare. Ok. Appare nell'oscurità. In questo Metal Gear Solid è stato molto più furbo nella profondità di campo, Ok. Ora corro. Questo è morto. L'altro fa il giro che ci inganna, quindi noi dovremmo fare il trucchetto specchiato. Ora noi saliamo sul tetto. Andiamo dall'altra parte opposta. Facciamo la mossa del ninja. Tac. State a vedere. Ci muoviamo qui. Ecco, qua è dove dovremmo cadere senza troppe guardie. Vediamo. Cioè, con una guardia al lato opposto. Esatto. Esatto. Quindi se adesso noi facciamo questo... Ci chiniamo. Non so se è il gatto che ci ha visto, non so chi è stato. Dov'è? Eccoti qua. E vabbè, oh, tu ci hai visto. Vabbè, succede. Vieni, forza. Minchia. Ok, la lancia è forte. Ok. Sempre molto polished. Ok, poi ci riprendiamo il riso. Chi è stato? Chi ci ha visto? Se soltanto ci fosse una direzione di chi sta osservando, visto che è tutto invisibile, ci aiuterebbe. 29. Ah, c'è qualcosa là. Ok. Mi chino perché non si sa mai, eh. Capriole, capriole, capriole. Mi nascondo. Vado. No, ma perché fa fili finte? Questa IA è ingannevole. Fa le finte come se si incastrasse il pathfinding. Ma basta! Si volti! Io non ho parole. Ok. Ok, siamo nella porta giusta. Qui non dovrebbero esserci più guardie, mi sa che l'abbiamo finita. Ho sbagliato, merda. Mi sono fatto vedere dal cane, perché ho lanciato una bomba fumogena al posto di tirare il rampino. Va bene, d'accordo. Era destino. Ok. Ora andiamo dentro il giardino del ricco mercante e proviamo a fare qualche altra kill. Questo è il gatto, mi sa. Ok, qui abbiamo una quantità di... una densità di roba che è pazzesca. C'è botto di gente qua. Troppa. Chinati. Ma merda. Ehi. Oh, ehi. Hey.
Dai, ma almeno un'auto. Minchia, mi manca Ghost of Tsushima. Guardate il target. Ok. Era morto in maniera strana. Ce l'ho alle spalle, vero? Ce l'ho chiaramente alle spalle, mi sta per fottere. Si giri. La prego. Almeno un poco. Devo recuperare punti. Oh. Ma mi ha visto. Va bene. Niente strategia, purtroppo. Le kill sono troppo scomode e imprecise. Devi combattere contro troppe irregolarità. La faremo stealth, ma sono molto preoccupato del non farci vedere quando entriamo dal mercante. Parlo la seconda volta, perché c'è una guardia davanti. Possiamo usare il riso, però. Useremo il riso. È bello di nuovo aver imparato la mappa. Era chiaramente quello che volevo fare. Facciamo così. Esatto. Eh sì, veloce in stealth per Gran Maestro conviene. È quello che abbiamo imparato in questa diretta, ci sta. Mi piaceva molto accumulare punteggio, però abbiamo troppi strumenti del gioco con la loro giusta età per permetterci di essere efficaci nella notte senza imparare tutti i pattern di tutte le guardie. Infatti imparandoli stavamo capendo come fare, no? Dai, mi prenderò io. Facevamo l'inverso e ce la stavamo facendo. Cosa? Chi sei? Sono qui per vendicare gli innocenti che hai fatto soffrire. Va bene. Aiuto! Prendo! Mi fai fo... Spitato me. Ma chi tato? Ho un conto aperto con Ichigo. Adesso fatti da parte o ti faccio fuori. Mamma mia, che classe. Go. Dove? E ci go. 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 Ok, ce l'abbiamo fatta. Il gatto ci ha visto. Ma non credo conti. Ora. Ok. Ma stava camminando! Io queste guardie di questo gioco non le capisco! Perché vanno in una direzione? Cioè, sembrano i cartoni animati, i fumetti! Lo vedi? Che cammina! Avete presente il meme di quello che si allontana e poi ti appare alle spalle? È quello! Ho detto, lancio il riso? Nah, non serve, sta andando di là, poi si fermerà e si girerà. Ma cazzo, ma... Ma si teletrasportano! Cioè... Sanno... Cioè... Io non ho parole! Oh. Ah, prende cura di me! Cosa? Chi sei? Sono qui a indicare innocenti, Tosofi. Aiuto, prendetelo!
Mi fai schifo, sei capitale. Mi hai invitato. Ho un conto aperto con Goya. Ad fatti da parte o ti faccio fuori. Ottimo inizio. Signora attenta. Volevo fare a fondo, ma... Ok. Nessuno si fa sotto, neanche il gatto mi vedrà. Ok. Allora, abbiamo cominciato bene, no? Ok. La geisha è impazzita, soffre. O meglio, soffre, è finalmente libera, ma a un caro prezzo di shock. E qui avremo la guardia che ci fotterà completamente la partita. Adesso io lancerò il riso. Per l'amor di Dio, lancerò il riso. Lui rimarrà interessato al riso, si muoverà verso il riso, non si teletrasporterà alle mie spalle. Io farò anche una kill extra per punteggio più alto. C'è uno lì dietro. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è. Bravo. No, non esiste. Bravissimo, così. Bravo. Perfetto. Ma via! Aiuto! Aiuto! Guarda Ormor, oh te. A posto. Ora tocca a te. Ora mi spara, mi ammazza in un colpo. Non prendere la bomba adesso. Ecco i miei soldi. Ora spero che la geisha non conti, perché altrimenti è impossibile. Dobbiamo darle il riso non mentre entriamo. Altro che bruciare all'inferno. Interessante. Ok, figata. E abbiamo sbloccato un oggetto. Yes. Let's go. Ok. Lux Lethal, Cordex, Anto Breezy, Manetto Sky, Pisei, The Red Valley. Nocturna, grazie, artista. Welcome back. Raphelios, ancora, e Fagiana. Un gruppo di legge ben organizzato intende attaccare il territorio di Lord Goda. Tu hai sottratto una copia dei loro piani, e se riuscirai a consegnarla nelle mani di Lord Goda, i suoi uomini potranno annientare i fuorilegge senza grosse perdite. Senza i piani, Lord Goda dovrà affrontare una dura lotta. Il nemico ha inviato un gruppo di ninja nella città circostante il castello per impedirti di recapitare i piani. Cerca di eludere o distruggere i nemici e consegna i piani a Lord Goda. Ok, allora, cosa abbiamo sbloccato? Pergamena dei piedi alati, usala per spostarti da un punto all'altro in un attimo. Esplode se calpestata. Ora il volume è bassino? Non troveremo mai la soluzione. Okay. Confondere la vista, sì. Questa cos'è? Spara 8 lame sanguinarie in un colpo solo. Che ti devo dire? Certo. Ah, è quella che ho ottenuto con l'addestramento. Va bene. Segna il percorso con riso colorato. Nè. Attento ai nemici sui tetti. Sì. Non fare mai del male agli innocenti. Ok. Sughetto caldo, grazie. Kenpachi Hanma. Grazie di cuore. Fiuto un pericolo. Meglio sbrigarsi. D'accordo. Wow, finalmente, no? Lineare, vediamo un po'. Scherzo. Cominciamo. Chi ben comincia, eh? Ma immagino che non le manda cioè, le manderà a Rosa le Kunai.
Mi piace da morire l'interesse che hanno verso il riso. Come la chat con le buba. Ok. Che bello. Minchia, non puoi mirare, ma... Han fatto un casino. Usale. Merda, non così. Secondo me reagirà? Ah, sta malissimo! Poverino! Guardalo, guardalo! Anche lui ha i controlli di merda, comunque. Neanche loro riescono a combattere. Però funziona. Ti odio. Oh no, ho sbagliato il save state. Fuck, vabbè, niente. Uccidimi. Mamma mia. Allora, io comincio a capire cos'ha l'AIA. A volte magari si resetta perché si avvicinano al loro luogo di normale pattern rispetto alla modifica che hanno avuto dal notarci e venire a controllare, no? Allora, questi sono molto forti. Questi sono molto forti. E utilizzano artigli, tra l'altro. Se muori perdi tutti gli oggetti che hai portato in missione. In che senso? Vi faccio riprova, no? Minchia. E come si ricaricano quelli? C'è il modo di farli riapparire? Guardate, ho perso tutto. Si ricaricano una volta che ne... Ah, sì? A missione completata tornano? Però non esiste l'autosave, adesso io non posso ricaricare la partita. Ma in realtà no. Ma non l'ho neanche usati. Ah. Vediamo se ho il... Se adesso io... Ecco qua, fottiti. Ok, ora che lo so, staremo attenti. Molto attenti. Però li puoi usare in missione
senza che si consumino, no? È così stupendamente punitivo. Cioè, se io uso gli oggetti, sono usati per sempre? Se li usi in missione, non li riavrai nella successiva. Ammazza che bomba. Rogue, praticamente. Cioè, fighissimo. Non devo usarli, però. Ok. Porca miseria. Che spettacolo. Ok. Quindi il teletrasporto, ecco perché è così forte. Guarda, una shinobi. Una kunoichi, non una shinobi. Ammazza. Fortissime. Ah, andiamo a fuoco. È vero, è fortissimo il fendente raccucciato. Ok. No. Ah no, devo farlo. Ah, ma perché mi ha salvato? Ah, ho capito. Ok, ho capito. Allora, dobbiamo fare la missione completa. Non possiamo perdere tempo a resettare quando ci vede qualcuno. Dobbiamo giocarcela con grande attenzione. A partire da questa prima kill, che è praticamente garantita se utilizziamo il riso. Vai. Poi. Il riso, prima erano 3, poi sono diventati 4. Quindi quando completi una missione ottieni comunque un vantaggio. C'è un cane, merda. Senza target è blasfemo, ragazzi. Ok. Lo sapevo che era lì. Oh. Queste sono tostissime. Super competenti, veloci, saltano. Se i maschi fanno gli scatti, le kunoichi. Le Ayame nemiche, sì.
È sul tetto, eh. Che labirinto spaventoso. Mi piace un botto sto gioco. Silver Stronger, grazie. Chi è? Dal tetto qualcuno mi ha visto. Non attaccarti al muro. C'è qualcuno che... Spero che non sia un innocente. Lo era? Beh, cazzi suoi, cioè... È vestito come i cattivi dell'altra missione. No. Senza armi, magari le aveva nascoste. Che ne sapete voi? Poteva avere delle armi nascoste, degli artigli. Potete supporre una cosa del genere. Quanto è il range del riso? Ma è l'oggetto più forte del gioco! Perché adesso posso ucciderlo senza che lui lo mangi, così non lo perdo. Buonanotte. Il cane mi ha visto immediatamente. Io ho visto lui, sì. Ok. E allora cerchiamo di non farci... No, mi servono punti. Allora. E se soltanto potessimo ucciderli... Con il kunai, ragazzi. Però quanto è interessato a quel pannino. Ok, occhio al cane. O il cane lo ammazzi prima o lui ti vede, ok. Ok. Se faccio l'attacco di lato faccio un'animazione diversa, ti credo, certo. Poi. Così. Sì. Non si sta muovendo. Chissà se le kunoichi vedono il riso. Guardali. Sento un doppio passo, però. Magari è un bug, eh. No, è un doppio passo. Ecco, sono due, sì. Solo che una è una donna innocente. Si vede merda. Un po' goffo questo ninja, a volte. Che non posso girarmi senza fare la macarena così. Colpo di reni, Rikimaru. Ok, vai. L'hai visto? È lì. Minchia, è buonissimo. È veramente buonissimo. L'hai visto? Minchia, è di una bontà unica. Via, 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 via.
Minchia, è pieno. Qualcuno mi ha fottuto il riso. Quello sta avendo i conati per il mio riso. Ma porca miseria. Io come tocco un tasto spacco tutto qua. Quello è un innocente. E fin lì. In bocca! No, 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 no. Non è. Non usatelo senza contesto, eh? Si è paralizzato. Io ho bisogno di ucciderlo per i punti. Ma come? La stessa animazione. Ok. Minchia, finalmente sembra un gioco normale in questa parte. Perdonami, sono in ritardo. No, no, non preoccuparti. Lord Goda ti sta aspettando. Entra. Ti preoccupa? Non ti vorrei mai fare inarridire. Wow! Ok! Ok! Holy Leonard, grazie. Zarron, welcome back. Black Leon, Pom Lab. It's Silverback. Quanto Wrath of Heaven questa? Un ninja di Lord Goda è stato fatto prigioniero dopo essersi infiltrato in territorio nemico. Ora si trova nella stanza delle torture in una foresta piena di insidie. Affidandoti l'ordine di liberare subito il prigioniero, Lord Goda ti ha dispensato dal codice ninja che vieta di portare in salvo gli ostaggi. Devi liberare il prigioniero e in fretta. Usa per sputare fuoco. Attento ai trabocchetti. Uccidi rapidamente in silenzio. Attento alle bestie feroci. Va bene.
Libera. Okay. Ma ci sono segreti? Cosa c'è qua dietro? Ah, una bestia feroce. Minchia, è morta senza un suono. Ti prego, non tradirmi. Che ci fai tu qua? Sei armato? Sei armato, sì. Ah, siete punti gratis. Siete punti. Ma porca. Non ho fatto punti così, però. Ma di tutte le direzioni in cui potevi girarti. Non sono qui davvero. Puoi urlare quanto vuoi. Lupo! Ho fatto il giro sbagliato. Aspetta, eri qui dietro. Incastrare. Eccoti qua, lupino. Ah, a posto. Non hai motivo di guardare in questa direzione, guardia. Cioè, non capisco cosa ti porta a essere così curioso verso una parete! Va bene. Puoi insistere. Non farlo. Ok. Ok, sono già soddisfatto, abbiamo fatto abbastanza punti. Merda, c'è qualcuno qua, oh. Pieno di gente. Oh, basta! Amici. Con quale visuale? Dov'è il Kerotan qui? Il riso. Mica il pathfinding più complesso che abbia mai visto. Non mangiarlo. Non mangiarlo! È avvelenato!
tutti questi percorsi interni, a che serviranno? C'è una trappola qua. Immagino. Io alla luce non ci vado. Ah. Ok. Interessante labirinto di prigioni. C'è nessuno, tutto calzo. Chi mi ha visto? Chi è stato a vedere? Sì, vabbè, sì, io sono nato l'altro ieri. Ne faccio volentieri a meno. What? Ma questo è... No! Ah, si apre! Minchia! Non avrei mai, mai detto questa cosa. No! Minchia, ultra istinto! Ok, alcune sì, alcune no.
Ok. Ah, abbiamo fatto il CD. Quelle sono trappole. No, non sono trappole. Sono segrete. Perché dovrei... Per quale ragione dovrei... No, mi interessa. Cosa? Oh. Ah. Buffet. Tier 3, grazie di cuore. Minchia, con lo strafe di questo gioco sto facendo una roba impossibile. Mamma mia, che errore! Che errore che hai fatto! Pure io non riesco a fare una kill che sia una. Sì, quando sono scure sono ti apro dall'altro lato. Solid Chris, Guerrante, grazie. Ma poi io di anni che ti seguo. Oh. Splinter Cell non mancherà. E anzi, sarà per me un backlog importante. Cazzo, non si apre. Complessissima sta mappa. No, questa cosa è brutalizzante. Era una delle missioni più belle che avevo mai fatto e stavo quasi convincendomi di poter fare Blind Gran Maestro. Questa era veramente stronza, porca miseria. Questa era veramente cagna. Mannaggia, oh. Anche perché quell'arciere, distrarlo in quel modo, è stato molto figo. Molto figo. Un ninja sa quando muoversi. Ok. Eccoti qua. Ma secondo te, gameplay, ma secondo lei, volevo fare quello? Incoponco, grazie. Ah, la stiamo ingranando molto col gameplay. Infatti è very nice. Cosa? Non ho fatto niente di quello che pensi. Cosa? Non sei più preoccupato. Non è quello che volevo fare, ma... Forza. È pieno di guardie che puoi prendere più facilmente la sprovvista qua, quindi effettivamente... Ti prego, guarda l'altra, ti prego, non farlo. Per favore, grazie. Ok, poi... dobbiamo muoverci verso... Perfetto. Raccogliere. Grazie, perché avrei pianto. In diretta davanti a tutti. Ok, poi.
Lo sapevo che mi faceva la finta, bastardo. Qua mi vede l'altro, però. Ci ho pensato tardi. Me lo sono ricordato tardi. Ah no, qua c'è, no, qua c'è, c'è quello che mi guarda e non si capisce chi è. Non è chiaro. E non lo so dove sono. Dove è lei, signore? Ah, eccolo. Pieno, eh? No, non è... Sono un po' confuso. Ok, siamo lì. Quindi io qua posso fare l'inverso stavolta. Perfetto. No! No! Quanto odio il fatto che ti diano una sensazione sbagliata in maniera così meccanicamente irregolare. E clunky, oh. Che due palle. Ok. Non ci sono. Termina 47, grazie ragazzi. No, dai, come on. Cambia gusto, cioè. Si era girato l'altra volta. Si era girato. Poi è difficilissimo, perché è una combo folle da fare quella. Penso dipenda solo dal culo, ma magari no. Thank you.
Stavolta ti ho anticipato, Caccone. Per favore, aggrappati a sta parete. No, dai, dai! Mi stampe manca, grazie. Sarò Luca, sì, sì, altro che. Ancora un po', ancora un giro più in là. Madonna. Vai, 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 vai. Non importa, non devo curarmi. Cazzo fai, Rikimaru? Porca di quella... Ayame, ok. Sì, sì, ho maneggiato una katana un paio di volte. Anche il Prestur di Sekiro mi hanno insegnato a fare un po' di kendo. Per un paio d'ore, una stronzata, però insomma, mi sono ammazzato. Ho capito le bestie feroci, ma bro! Non è una bestia feroce questa, oh! Via, via! Me lo ricordo questo! Quando non c'è, i topi ballano! E così fa Gu. Si sveglia. C'è anche l'orso? No. Non posso parare questo io. Si alzi, Rikimaru. Io non capisco come si gioca a sto gioco quando l'inquadratura ti impedisce di giocare. Ma ci sono abituato. Bevi. Ok. Posto. Quindi il mio riso infetta non è servito a niente. Posso pararti? Ah, vabbè, ma il gioco è finito. Vabbè, ok, ok, ok. Pensavo che fosse... È con l'orso che non posso. Posso? Pensavo che fossi parabile. Minchia, che male che fai. Inquadratura. Yeah.
Ma fa troppo male sto coso! Mamma mia, che tosto. Gu non può giocare. Gu stanco. A posto. Muori in pace, povero diavolo. Sono molto soddisfatto di te. E questo chi è? E questo chi è? Sono Onikage. Ritornerò per sistemare Goda e avrò le vostre teste. Ma intanto tu, allenati un po'. Ce ne hai messo di tempo. Resti lì allora. Ti chiedo perdono. Penso che stavolta ti meriti un grazie. Davvero? Dai, gran maestro, per forza. 515 punte. Grande. Che bello. Beh. È stato stupendo, ragazzi. Che figata di live. Abbiamo fatto tutti Gran Maestro. Abbiamo ingranato. Riusciremo a continuare a giocare. Sappiamo come funziona il punteggio. Sappiamo come ottenerlo facilmente attraverso qualche sotterfugio che abusa del pathfinding dei nemici, ma non è un abuso in effetti, perché è come funziona il gioco. Semplicemente ci sembra grezzo adesso perché il gioco era grezzo all'epoca. Tanta roba. Quindi addestramento e 3 missioni da Gran Maestro. Let's go, ragazzi. È stato un piacere infinito stare con voi. Vi adoro. Già mancate. Già mancate, amici. Allora. Molto bene. L'emulatore è crashato. Quindi stiamo... Però io lo save state l'ho fatto, quindi dovrebbe andare tutto bene. Io vi auguro... Buonanotte, buon riposo. Ci vediamo domani. Non vedo l'ora. Ah. Alla prossima, ragazzi. Fight. MX Bear. Grazie. M. Vzer, piuttosto.